Vai, casalinga, vai, vai, vai! Vanna Marti, ovvero sia l'urlo che convince. Regina indiscussa delle televendite, è la più grande piazzista dell'era televisiva. Buffa come un fumetto, con quella faccia un po' così e quei capelli un po' così, inventa uno stile e un genere. E sulla mimica e sulle corde vocali costruisce un impero. Dalla fine degli anni Ottanta e per vent'anni è l'icona del telemercato. Aggressiva, violenta, irosa, selvaggia, Vanna Marti vende cosmetici e illusioni, piazza prodigiose creme di bellezza e alghe sciogli pancia, che promettono pancia snella in 30 giorni a sole 200.000 lire. Per quanto riguarda il super dimagrimento in tutto il corpo, siate veloci, dinamici e svelti! Dimagrire! Dimagrire! Nessuno forse dimagrisce, ma la gente le crede e la segue. E Vanna incassa centinaia di milioni. Un successo esibito con sfarzo che gratifica lei, ragazza della campagna emiliana, ma che la spinge in spericolate avventure commerciali. E arrivano i primi guai. I più famosi prodotti delle sue televendite entrano nel mirino del Comitato Difesa Consumatori e dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che sconfessa anche il suo celebrato scioglipancia. È nel 1990 che la regina delle televendite subisce però la prima rovinosa sconfitta. Vanna Marti viene arrestata e poi condannata a un anno e 11 mesi per concorso in bancarotta fraudolenta della società a lei intestata. Vanna grida al complotto e al suo popolo giura: tornerò. Ritornerei. Ritorna nel 1995 da una cinquantina di emittenti private insieme alla figlia Stefania Nobile, vende ancora cosmetici e creme. Ma dal 1996 al fianco di Vanna Marti compare improvvisamente un misterioso brasiliano, il sedicente maestro di vita Mario Pacheco. Insieme offrono numeri all'otto, sicuramente vincenti. Il mezzo capace di darle vita sembra però nuovamente deciso a riprendersi la sua creatura. È Mi manda Rai 3, la nota trasmissione condotta da Piero Marrazzo, che per prima individua e segnala la truffa. Ma è Striscia la notizia che il 27 novembre 2001, con un servizio esplosivo, la evidenzia e mette la Procura di Milano nella condizione di avviare un'inchiesta sulla televendita dei numeri a talismani e riti scacciamalocchio ad essa collegato. Il 24 gennaio 2002, per Vanna Marti, scatta l'arresto. Con la Marti vengono arrestate la figlia Stefania Nobile e altre 5 persone legate a vario titolo alla società Asche, che gestisce la televendita.